Ed eccola infine. Era dall'anno scorso che desideravo farla, ma mi son detto no. Prima ti fai una bella magnata di horror, tra l'altro dei quali nemmeno tu immagini l'esistenza, e poi sei pronto. E quindi dopo un anno sono pronto. Benvenuti per una top 20 da antologia. Sulle 20 maschere migliori, non si sa bene in che senso, migliori comunque maschere dei film horror, messe in ordine di stile, celebrità o perfetto svolgimento del loro compito orrorifico. Ah, ragazzi, tra l'altro, come tutti questi altri giorni, qua sotto nel primo commento pinnato e col cuoricino e nella descrizione vi lascio il mio profilo di Instagram, vista la richiesta. Cerco di rispondere lì ai vostri quesiti e alle vostre domande di mille generi, me ne mandate 4 miliardi al giorno, quindi cerco di fare il possibile, ma mi dà soltanto piacere. E poi sarà lì che, diciamo, nei prossimi mesi promuoverò il progetto videoludico del quale vi parlavo questi giorni. Se siete curiosi, andate a seguire il profilo. Pensavate non ce ne fossero 20? Signori, questo genere è senza fondo. Senza fondo anche in quanto a schifezze fornite. Alla numero 20, una mascherina da Frankenstein standard nel tunnel dell'orrore. Partiamo con un piccolo antipastino, filmozzo di Toby Hopper con la più classica delle trame anni 80, cioè un gruppetto di baldi giovani che bombano come conigli, vengono poi velocemente squartati come maiali. Insomma, abbiamo tutti quanti gli animali della fattoria, nulla di nuovo sotto il sole. In questi film chi bomba va nella tomba. Arriva il figlio del proprietario che ammazza tutti quanti vestito da Frankenstein e, per la verità, pare soltanto un pochino coglione all'inizio, ma si scopre il perché la porti. Sotto è ancora più brutto, la vecchia tattica del mettersi una maschera era orrenda in un film ancora più orrendo per nascondere il fatto che si è tremendamente più orrendi. Funziona sempre. Voto 1 su 10. Fa più paura quella da Spider-Man deforme che m'ero fatto quando avevo 5 anni. Alla numero 19, una maschera da terrificante pennuto in delirio. Primo film di Soavi, tutt'altro che fedele al suo cognome, direi, visto che il film è un massacro all'italiana come pochi se ne sono mai visti. Inizio dei più originali, un'attrice si fa male, la portano a curarsi in un manicomio, non fate domande, per piacere. Lì viene sbudellata a picconate, poi il killer evade, entra in questa compagnia che sta facendo uno spettacolo, ma guarda un pochino, su un serial killer, e in pratica iniziano le prove che, lui sa già la sua parte senza doverla studiare. Ogni scena in cui qualcuno deve crepare, lui l'ammazza per davvero. Vestito però da cuculone, teatro iperrealista portato agli estremi, fa la sua figura, devo dire, per quanto sia da pennuto inespressivo, ma anche no. Come on, kill her, kill her. Alla numero 18, maschera bianca di fortuna e in occhi senza volto. Film che vi avevo già consigliato a suo tempo, quindi spero l'abbiate visto, se no mi devo arrabbiare. Poi stasera mi ritrovate alla vostra festa senza invito, vestito con una maschera da tacchino psicopatico. I vostri amici faranno domande, ma vi dico subito, finirà male. E per le 24 ore seguenti daremo un senso letterale alla festa dei morti che arriva la seguente mezzanotte. Guardate questo film e osservate bene lo stile di una maschera ripresa un pochino da quella del fantasma dell'opera. È evidente che, come in quel caso, ha uno scopo però tutt'altro che horror. Bianca ed elegante, serve a nascondere il brutto faccione di chi vi si trova sotto, che fa cacare ben più sotto della di lui copertura. E alla numero 17, maschera di cera nella maschera di cera. Se avete il vago presentimento che in questo film si parlerà di maschere di cera, beh, ci avete proprio azzeccato. Cosa ve l'ho fatto pensare? 5 baldi giovani vogliono andare a vedere una partita di NFL, ma finiscono in un paese di invasati e li trucidano. Una classica giornata nella periferia americana. Siamo in un paese in cui tutti sono morti, e però hanno fatto statue di cera di tutti per far finta che tutti siano vivi. Ok. E chi l'ha fatta quelle statue? Boh. No, non boh, nel senso che non lo so. Boh. Proprio si chiama Boh. E suo fratello porta una maschera di cera e ammazza la gente per farla diventare parte del museo della cera. Non ha un minimo di senso, però la prossima volta ci penserete due volte prima di metter piede in un Madame Tussauds. Blake? E alla numero 16, le maschere degli amici della fattoria, You're Next. Ed ecco un altro classico. Quando vuoi ammazzare qualcuno in casa sua, perché le maschere della fattoria si mettono soltanto negli home invasion, tu comprati a 2 euro una di quelle da porco, da volpino, e hai fatto la metà del lavoro. Abusatissime da tutti, You're Next però se la cava. Ora, non so quanto ti possa trovare poi tigri, in effetti, nella tua fattoria, a meno che non ce l'abbia in Botswana, e al massimo una volpe la magna la fattoria, però ecco, per quanto siano un pochino fuori tema classico, fanno il loro lavoro, inespressive, economiche, perfette.
per far finta di essere cattivi. E alla numero 15, un sacco, Dubuki e via si va a far cagare sotto la Spagna in Orphanage. Il figlio di Laura inizia a fare amicizia con questo bimbo fantasma, con una delle maschere più inquietanti di sempre, e niente. Si ride, si scherza, si viene rapiti, si schiatta, si parla di vecchie che trucidano bimbi nell'orfanotrofio, insomma, un sacco di queste cose simpatiche. Sì che lo sta passando male. E in una trama piuttosto complessa, che non posso stare a spiegarvi qui, se no diventiamo scemi, alla fine non si capisce più nulla, la povera Laura insegue sto bimbo con la maschera per tutto il film, alla fine suo figlio è morto, non è morta, si è morto, insomma, morale della favola, meglio direi non far fare amicizia a proprio figlio con bambini che si mettono sacchi di tela insanguinati sul volto. Voto alto, fa cacare sotto, benché non sia un villain. E alla numero 4, maschere fake per film fake in Behind the Mask, vita di un serial killer. Filmetto potabile in stile mockumentary, da cui seguiamo le imprese di un tizio che vuole diventare un cattivo degli slasher, a partire da, chiaramente, la parte fondamentale. Devi avere una maschera che non incuta per forza timore, ma come viene detto giustamente nella pellicola, sembri la cosa più amatoriale fatta male possibile. Della verità, sono sempre così. Deve terrorizzare più che altro per quanto sia brutta esteticamente. In effetti poi Leslie segue tutti questi principi, arrivando a crearne una un po' alla Jason style. She's the starting gun. She'll run screaming back into the house and start the panic. Credibile e inespressiva, perfetta nella sua bruttezza. Film consigliato per tutti quelli che da grandi non vogliono fare l'astronauta e il pompiere, ma vogliono squartare l'astronauta e il pompiere a macetate possibilmente. E alla numero 13, le maschere col sorrisetto nella notte del giudizio. Ennesimo Home Invasion, che ha dato poi vita a una delle saghe più seguite degli ultimi anni, rimanendo fedele alla regola. Anche qui i seguiti della tua saga horror devono fare pena in modo esponenziale. L'unica cosa buona, considerando quanta poca gente poi tra l'altro venga squartata in questo film, così poca che io personalmente sono rimasto male, dove sta il sangue per cui avevo pagato i miei soldi? Comunque la cosa buona, dicevo, sono le maschere, in particolare la maschera del capettino della banda, quella con quell'espressione picchiabilissima col sorriso sadico, no? La cosa bella è che neanche hanno motivo di portarla, visto che potrebbero andare in giro a trucidare tutti liberamente, quella notte dell'anno. Soltanto che sono così malati, e malati anche di cinema di serie Z, da mettersela lo stesso. Bravi. Posizione abbastanza alta data dal premio fedeltà. As we do every year. Alla numero 12, la maschera del bimbo rompiballe nella vendetta di Halloween. Filmetto visto solo da me? Non penso che lo stesso regista se ne ricordi, ed è un peccato. Molto piccolo, brividoso, ma in un modo riuscito, nel senso, a differenza dei piccoli brividi, almeno fa paura. È il protagonista di una delle quattro storie, questo bimbetto che va in giro a fare dolcetto scherzetto senza mai togliersi il cappuccio da spaventapasseri, direi, e che non spiccica una parola. Sulle prime dici ok, vabbè, non fa paura. Sulle seconde inizi a guardare un pochino da un'altra parte quando c'è lui in scena. Sulle terze pensi, potrei anche caccarmi sotto in effetti quando c'è lui in scena. Ehi, succede questo. Anche perché poi chiaramente si scopre che è tipo l'incarnazione di Halloween, sbudella tutti quanti, aiutato dalle sue movenze ciondolanti, quel sacco di Utah non aiuta a restare calmi. Alla numero 11, altri sacchi, altri maiali in The Strangers. Però premio di qualche posizione più alta, semplicemente perché in generale considero questo film un tichino migliore rispetto agli altri Home Invasion. Ecco, torniamo nel mondo della mucca fa... con un paio di mascherine da dolci amici della fattoria parte 2, che però... colpo di scena. In questo film abbiamo un twist inaspettato. Sono affiancate ad una terza che è un sacchetto di Utah coi buchi per gli occhi. Oh mio Dio! Star Power 2 in 1, incredibile! Semplici nella loro bruttezza, anche qui vincono però per il numero. Adesso aspettiamo il film con maiali, sacchi di Utah e maschere da hockey insieme. Andiamo per aggiunta. Alla fine sarà uno slasher con tutte le maschere. Because you were home. E alla numero 10, maschera di bottoni bruttissima in Cabal. E allora perché sta così in alto? Lo scoprirete. Filmozzo di quel mattacchione di Clive Barker, ossia la mente malatissima dietro a Hellraiser. Quindi capirete che si è spremuto così tanto il cervello per mettere in scena una cosa atroce come Pinhead e compagnia, che il poco che gli è rimasto di fantasia ha generato alcuni invece tra i trucchi più brutti della storia degli horror. La storia comunque vale la pena, soprattutto perché c'è questo dottore pazzo assolutamente generico che ammazza la gente, insomma un pochino come tutti quanti i dottori pazzi di questo mondo, con una maschera pessima. Ma chi è che c'è dietro quella maschera? È il Cronenbergerone nazionale. E allora via in top 10. It's quicker that way. E alla numero 9, una maschera porcellosa nei vari Saw.
Sarà che il porcone ispira visioni di macellerie e squartamenti e quindi si confà bene a un ambiente in cui questi trattamenti vengono riservati invece alle persone. I complici di Jigsaw sono noti per vestirsi tutti quanti con le stesse celebri linee di vestiario firmate per serial killer Guccido e Armani Morto, produttrici di queste maschere porcine di superba fattura che sono protagoniste di alcuni dei pork scare più riusciti della storia horror. E alla numero 8, Maschera Sorridente Parte 2 in Alice Sweet Hair. Didn't I tell you never to follow me? Where's my dog? È morto! Queste sono quelle che mi innervosiscono di più, soprattutto nelle scene di squartamento, in cui chi fa planare il coltello verso lo sterno del teenager innamorato di turno lo fa con questo sorriso e le guance arrosate, tipo: oh, scusa, non volevo. Mi è scivolato il coltello, ups, insopportabile. Come il film stesso e anche le motivazioni della governante perbenista che ammazza la gente per questioni di divorzio e amore prematrimoniale. Una serial killer che, come i Blues Brothers, è al lavoro per conto di Dio, che abbina sapientemente maschere di finta porcellana a giacche a vento gialle. Impeccabile. E al numero 7, la maschera da vecchia megera in Curtains. E questo non l'avete visto, ma non ci posso credere, guarda, cioè, primo film di un debuttante dalla breve carriera, Robert Chupka, e che cavolo, validissimo però, attrici che per un provino finiscono in una casa un pochino alla 10 piccoli indiani in cui questa strega inizia a massacrarle tutte quante, compresi i loro boyfriends. E voi direte, scusa Harry, ma, cioè, che cos'ha di meglio rispetto a tutti gli altri con la stessa trama? A me sembra uguale. Dunque, fammi pensare. La maschera per una volta fa paura. Me, I wanted to be an actress. E alla numero 6, la babyface killer nelle colline sanguinano. You know that part about the cutting off the face and stitching on the mask? Quattro ragazzi in un bosco scoprono che la storia di un film dell'orrore che vedono spesso è vera e vengono squartati. Santo cielo. Ma ci fanno corsi di sceneggiatura per robe come questa? Cioè, tuttavia c'è una maschera notevole e seppure sia molto ripresa dal bambinone alla fine di Brasil di Gilliam, direi così a naso, i bambinoni mi hanno sempre disturbato grandemente, come i faccioni giganti che dicevo l'altro giorno, i bebè giganti, Dio santo. Perché? Devono essere sempre dei pazzi sanguinari, ci avete fatto caso? In ogni rappresentazione, ogni volta che c'è un faccione da bebè, c'è un pazzo! E alla numero 5, la maschera di Mastro Anniballone nel Silenzio degli Innocenti. E in top 5 andiamo con quelli seri. Oh, mica siamo qui a pettinare, a staccare le teste alle bambole. Il dottor Lecter, quel bravo ragazzo che non viene lasciato in pace soltanto perché ha la passione per un paio di fegati umani al giorno. Mannaggia, questo mondo buonista. Ora non si può più nemmeno divorare una persona in santa pace. Diventa un mega fico in pratica, senza che gli venga chiesto il permesso, perché è proprio il carcere stesso che gli mette quell'affare in faccia ad avere uno stile pazzesco. Cavolo, hanno una sezione dedicata a rendere i loro supercriminali ancora più spaventosi o... cosa? È fichissima quella maschera! La voglio anch'io! Cosa? Devo incominciare a mangiare gente prima? Va bene! I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. E alla numero 4, la Ghostface negli Scream. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Classico immortale, abusata ad ogni festa, con il tipico "mi raccomando ragazzi, stasera originali, eh?" E poi di 50 persone, 48 si presentano vestite da Scream, uno è a casa che c'ha la febbre, e l'altro è vestito da Frank di Donnie Darko, è sempre così. Entrata nella storia per essere la più portabile e allo stesso tempo spaventosa, non ci sia mai visto nulla attraverso la tela nera degli occhi, il che spiegherebbe perché chi la indossi nella saga stia la metà del tempo a sbattere contro i muri e l'altra metà a prendere botte come un salame a cadere dalle scale spezzandosi tutte le ossa al posto che ammazzare la gente, ma è indiscutibilmente leggendaria. Alla numero 3, la Leatherface, nella saga di Non aprite quella porta. Mi fa ridere che qualcosa che si chiama Non aprite quella porta sia poi diventato una saga. Cioè, dice molto, no? Del cui medio di questi film. Porta che ormai l'hanno scardinata e dietro c'era sempre la stessa persona. Il nostro amicone armato di motosega preferito, con il quale abbiamo passato infiniti pomeriggi all'avventura nel profondo sud USA, facendo il tifo per lui e gioendo ad ogni giovanotto appeso come un costato di manzo in cantina. Qui in Texas le mascherine non le andiamo a comprare al discount, capito? Come degli sfigati qualunque, ma ce le facciamo con la pelle della gente che scuoiamo. Magari non saranno il massimo dettaglio cucito, ma chi se ne frega?
E alla numero 2, la Michael Myers nella saga di Halloween. Quando non sai come chiamare una maschera, se non con il nome di colui che la porta sul campo di battaglia, allora vuol dire che, è riuscita nel suo intento del divenire leggendario. Vecchio Michelone preferisce far parlare i suoi coltelli lunghi come tutta la sua saga, sa fare una cosa: ammazzare la gente guardandola da dietro una fantastica mascherona bianca dai tratti grotteschi che da 40 anni lascia trasparire tutta la sua voglia di uccidere chiunque senza sapere neanche lui il perché. Ma qui si fanno troppe domande, basta. Via di coltello da cucina e tutti in silenzio. What's the boogeyman? E alla numero 1, la maschera da hockey di Jason nei venerdì 13. Ma sento le voci di alcuni che chiedono: ma Freddy dove... Freddy non ha una maschera, bricconi! Vi picchio, ma che domande fate? Voi avete una maschera di Freddy, ma quella è la sua faccia. È brutto e ne va fiero, non è una maschera. Jason invece, che è sì brutto anche lui, però si copre le sue vergogne facciali con una delle trovate più geniali di sempre. Una bella mascherona da hockey. È dall'80 che quello sport è diventato un simbolo horror. Horror senza ragione, perché solo per questo film, e lui va a distribuire religioso pudore affettando tutti i giovani che osano fare all'amore nel suo cortile. E se gli vien voglia, ti viene anche a cercare a casa tua. E se gli gira il boccino un'altra volta, pure nello spazio viene a cercarti. Mentre ti bombi il tuo fidanzatino e la tua fidanzatina. Svergognati! Allora, vi è piaciuta questa lista special? Mi raccomando ragazzi, date un'occhiata anche a queste altre horrorifiche top 10, passate una bellissima serata halloweeniana e ci vediamo domani per un altro video.